territori possano andare a nuocere. Ed ecco allora che ci deve essere l'organismo modulatorio dell'amministrazione, della politica. Così come è fondamentale, ripeto, così io sono arrivata dove sono adesso, dei cittadini che una voce ce l'hanno, che giustamente si possono costituire in comitati e che possono quindi sinergicamente andare a dare un ottimo risultato. Penso che avere delle posizioni ferme e ottuse su certi argomenti, sia da una parte che dall'altra, non possa portare a un risultato. Credo che tutti quanti abbiamo il desiderio di vedere bella, viva e crescere la nostra città. Se questo dovesse passare anche per appunto un parco del mare, che ad oggi è vero che le mode cambiano, che i ragazzi magari utilizzano più il web, però ancora di più forse è giusto ed è bello che continuino ogni tanto ad avere quel contatto con la natura, che potrà essere una natura sicuramente viziata, che è però molto regolamentata e che sicuramente può portare nella educazione e nell'educazione dei visitatori di un eventuale parco stessi a dare comunque una grande possibilità di crescita ai ragazzi stessi, perché anche appunto stando un po' troppo talvolta al computer questo non può servire. Quindi io credo che nell'equilibrio e nell'ascoltarsi tutti si possano avere dei grandi vantaggi per appunto lo sviluppo turistico della città senza infastidire per l'appunto i cittadini. Nell'equilibrio appunto della sostenibilità urbanistica, fermo restando che sicuramente nel caso in cui la cosa fosse andata, non sono quelle del video le sicuramente impressioni che vorremmo avere su un parco del mare, ma vorremmo sicuramente un rispetto dell'essere vivente dell'animale, per quanto mi riguarda, ripeto. Deontologia professionale, quindi le norme ci sono e andrebbero rispettate, anche su quello sicuramente sarebbe da avere i progetti, da avere una definizione totale, quindi avere le carte sul tutto. Grazie, Grazie a voi. grazie. Non ho capito se lei è favorevole o contraria. Chiedo scusa, perché sono venuto per sentire i pareri. Lei è favorevole? Io sono favorevole, ma penso che tutte quante le cose vadano fatte a tavolino, nel senso che tutto quanto va studiato e valutato prima. Una volta che avremo i progetti, grazie a tutti quanti i vari professionisti a lavoro, dunque si potrà sicuramente. Quest'estate nell'acquario che abbiamo già. Scusate, no, ma guarda, chiedo scusa, adesso sono io. Quest'estate. Deve pagare il candidato, mi spiace. L'acqua non è stata garantita e si sono bolliti tutti i pensieri. Ecco, quindi vede, sì, se non siamo in grado di quel piccolino di gestire una cosa del genere. No, adesso no, grazie. No, Giulio Lauri. Bruna. Buonasera a tutti, grazie per l'invito che penso è anche un'occasione per ragionare complessivamente, no, su alcuni aspetti molto importanti della città, come le questioni che attengono alla nostra urbanistica, di cui dal mio punto di vista discute poco la città, ma soprattutto discute poco e in maniera poco trasparente il Consiglio, insomma, anche diciamo, le istituzioni cittadine, insomma, questa è la mia opinione. Allora, non entro sugli aspetti etici perché penso che finché, diciamo così, esistono delle leggi che prevedono la possibilità di realizzare certi impianti, compito di un amministratore è quello di attenersi a quelle leggi e di muoversi nell'ambito di quelle leggi. Detto questo, certamente sono degli aspetti importanti su cui ovviamente chi dovrà prendere delle decisioni dovrà misurarsi anche con questo, è un compito però che spetta alla politica nazionale, non alla regione Friuli Venezia Giulia, perché sono degli aspetti, diciamo, non di competenza della legislazione regionale. Aggiungo però che a tutti i ragionamenti sui costi che sono stati fatti fino a questo momento, bisogna anche aggiungere il fatto che per far vivere questi animali in queste enormi vasche in condizioni appena diciamo accettabili, i costi relativi all'acquario di Genova dimostrano che ci sono degli aspetti di gestione legati al cambio dell'acqua, alle condizioni di vita, che fanno lievitare ancora di più i costi che fino a questo momento sono stati, diciamo così, enucleati nel rapporto economico che è stato allegato al progetto.
Però, insomma, eludendo questa questione, io vorrei partire da una questione, e cioè di cosa stiamo parlando? Perché non è chiaro minimamente di cosa stiamo parlando. I numeri di questa idea, di questo che il vice sindaco Roberti ha detto, non abbiamo un progetto, abbiamo un concept. No, ballano in maniera incredibile. Allora, se partite da 100 milioni di euro, adesso taglio con l'accetta, e se arrivate a 50 milioni di euro, 100 milioni di euro è diverso da 50 milioni di euro. Se parlate da un'area di circa 30.000 metri quadri, che vuol dire, diciamo così, all'incirca 160 volte 200 di superficie, per darvi un'idea in metri lineari, e si parla ora di un piano dimezzato di 17.000 metri quadri, che pur tuttavia significa 80 metri volte 200 metri, quindi aspetti non irrilevanti di superficie occupata a terra, a cui si aggiungerebbero altre superfici di ordine di grandezza analoga che andrebbero ad occupare lo spazio mare antistante queste aree occupate a terra. C'è la questione delle altezze, che inizialmente non dovevano essere un problema, ma poi, come giustamente è stato rilevato anche da degli interventi molto autorevoli sulla stampa, supportati da delle simulazioni, non è affatto vero che questo cubone si vedrebbe esclusivamente dalla cima del Muro d'Acce, sarebbe un impatto invece di carattere paesaggistico rilevante da parte notevole delle nostre rive cittadine. Si è parlato alternativamente di 900.000 visitatori all'anno in alcuni casi e negli altri, nel progetto ridotto, di una riduzione. Non è stato dato un numero sui visitatori, però è stato detto all'incirca si prevedono delle entrate per 3,5 milioni di euro all'anno, perché il business plan della versione ridotta stia in piedi. Mi sono fatto due calcoli, ho detto 3,5 milioni all'anno, ho tagliato a spanne, sapete, a 10 euro a prezzo di biglietto a testa, 350.000 visitatori all'anno, 1.000 visitatori al giorno. Quindi qua oscilliamo fra 2.500 visitatori al giorno a 1.000 visitatori al giorno, come se nulla fosse. Faccio notare che 2.500 visitatori al giorno vogliono dire mediamente, scusate, 900.000 visitatori all'anno, voglio dire mediamente 2.500 visitatori al giorno, ovvero sia 50 pullman che scaricano ogni giorno tutti i propri occupanti davanti a questo impianto. Naturalmente, come è stato rilevato, non potrebbe essere che tutti i giorni sono 2005, quindi vuol dire che tu avresti mediamente 2005, vorrebbe dire che hai delle punte anche di forse anche di 10.000 nel weekend e gli ultimi 5.000 distribuiti 1.000 al giorno durante la settimana. Allora, faccio notare la questione del traffico. Dove parcheggiano questi pullman? Prima questione. Seconda questione. Siamo davanti all'ingresso del polo più importante in questo momento per i traffici ro-ro fra il porto di Trieste e la Turchia. Come convive il traffico di questi pullman che si muovono per arrivare lì davanti e i camion che devono imbarcare rispetto alla Turchia? Insomma, tutte queste cose devono essere spiegate e mi pare incredibile il fatto che per un concept, perché lui ha detto che è un concept, noi andiamo, il Comune di Trieste mi pare vada questo mese, nel mese di aprile, in Consiglio Comunale con una variante urbanistica che non so chi conosce, io non l'ho vista, non so se qualcuno del Consiglio Comunale l'ha vista, voglio dire, senza che nessuno ne abbia potuto in qualche modo discutere. Che impatto subirà questo sull'impianto urbanistico della città? E che impatto avrà sul piano regolatore portuale? Perché non basta cambiare il piano regolatore della città, bisogna anche cambiare il piano regolatore del porto, che analogamente non prevede la realizzazione di quell'intervento. Quindi veramente uno si domanda di cosa stiamo parlando. E anche, è possibile che la città discuta da due anni, alcuni politici discutono da due anni, da più anni di questi problemi senza che ci sia un progetto chiaro sul tavolo. Finisco perché sono lunghissimo, però voglio aggiungere,
due brevissime risposte. Uno, che destino per la lanterna? Allora, io penso che, era una domanda contenuta nell'intervento iniziale, io penso che abbiamo l'occasione per provare a pensare a un progetto di riqualificazione del nostro fronte mare anche in quell'area. Si può riqualificare senza fare un grande cubone di cemento. E forse in una città come Trieste, che è un minimo conservatrice, può essere, può non essere una bestemmia cominciare anche a pensare che qualche corpo di fabbrica, se non ha pregio architettonico, qualche volta nella vita si può anche demolire. Perché non è possibile che siamo l'unico paese europeo e l'unica città europea che non prevede mai la demolizione di alcun che, anche quando hai delle cose che non hanno alcun valore architettonico e che invece ti libererebbero la lanterna alla fruizione di tutta la città. Dove si può fare, se si deve fare, ovviamente anche io dico, se proprio pensiamo che sta roba rega economicamente, è chiaro che la destinazione naturale, in casomai, ma io non ci credo, sarebbe evidentemente il Porto Vecchio. Grazie. Grazie a Giulio Lauri. Ovviamente per controbattere a Lauri leggo quello che ci ha mandato Piero Camber di Forza Italia sul non potendo intervenire, ci ha mandato due righe che vi leggo. Difficile esprimere in poche righe col cellulare di corsa il proprio pensiero riguardo, che però sintetizzo. 1. Se gli animali vengono trattati bene, ed è ovviamente interesse del gestore, in simili parchi ci credo, perché possono insegnare in particolare i nostri ragazzi rispetto e amore verso di loro e verso la natura. Penso ai bambini in giugno sulle nostre spiagge e le loro cacce ai granchi, se li conoscessero veramente capirebbero e rispetterebbero. 2. Il luogo ideale sarebbe il Porto Vecchio, anche come catalizzatore per la sua rinascita. Ma la viabilità? Impossibile a sostenersi. Già arrivare a Barcola e in certe giornate richiede un grado di pazienza più che elevato. Se poi ci aggiungiamo 10.000 auto. 3. Il luogo prescelto è molto soffocato, pur tuttavia alternative non ne vedo, a meno che non si riesca a sfruttare a fini didattici e turistici anche l'attuale area del limitrofo mercato ortofrutticolo dell'ex meccanografico insieme al museo ferroviario in fase di recupero, con ovviamente parcheggi sotterranei. 4. Il pedocin lanterna non si tocca, è ormai parte integrante della nostra storia e attrattiva turistica. I murales all'esterno sono stati una mia personale proposta proprio per valorizzare la struttura. Questo è quanto ci ha mandato il Piero Camber. C'è anche un santino elettorale? Prego? No, si era legato il santino. Libertà di parole. Noi abbiamo chiamato, hanno risposto, quindi coloro che hanno risposto hanno diritto a essere menzionati. Mettiamo il circo? No? Ah sì. Allora, abbiamo ricevuto. Dopodiché c'era un. Ma forse De Pinguente che voleva precisare una cosa. Allora, leggo Giorgio Cecco del progetto Friuli Venezia Giulia, che ringrazia per l'invito, però dice che non potrà essere presente per altri impegni. Comunque. Apprezziamo molto la sintesi, in linea generale credo che sia importante riqualificare un'area ora degradata e spingere su un'attività come il turismo, mentre nel progetto specifico c'è da valutare bene l'impatto ambientale e non solo. Ecco, questo è quanto. Quindi da una parte, questo adesso la TAM dirà, ma cosa vuol dire? Vuol dire che da una parte l'area va riqualificata, però il progetto specifico su è da valutare. Ecco, quindi ho spiegato bene. Se c'è qualche altro intervento, se no darei la parola a De Pinguente per una precisazione e dopodiché concludiamo e vi ringrazio. Io volevo solamente ribadire che io sono candidato prima. Se ci sono altri candidati. Comunque intanto De Pinguente replica, poi candidati. Solo candidati. No, volevo dare una risposta sul discorso che il progetto non esiste. A parte che io ho lavorato su un sviluppo di piano economico finanziario fatto da una società di consulenza per conto della Camera di Commercio, per cui con tanto di numeri anno per anno, quindi 30 anni di sviluppo di conto economico e stato patrimoniale, per cui obiettivamente non possiamo dire che non c'è niente. Dal punto di vista tecnico forse manca il progetto esecutivo, forse un progetto di massima, non so se c'è, però dal punto di vista numerico
no? E anche le ipotesi di capitalizzazione, di mutuo, ci sono. C'è una società di consulenza che ha fatto tutto questo. Per cui io su quello ho applicato, diciamo, il mio lavoro l'ho applicato sulla base di un lavoro già esistente, quindi ho analizzato i... non dava risultati, diciamo la verità, che non commentava i risultati, non dava una valutazione del progetto. Poi per quanto riguarda il discorso debito, no, si era anche accennato che sì, certamente il progetto deve nascere con debito, ma nessuno ha detto che non deve nascere con un debito, assolutamente. Infatti l'ipotesi 20% di, cioè, 20 milioni di capitale proprio e 30 milioni di capitale su un investimento di 50 milioni mi sembra molto equilibrato, io non ho assolutamente criticato questo, cioè non esiste che i progetti nascano senza debito, devono nascere con debito, solo deve esserci un flusso di cassa necessario ogni anno, produrre un flusso di cassa necessario a pagare le rate del debito, come la terza corsia dell'autovie, non so come farà a pagare le rate del mutuo. Però obiettivamente, cioè, vanno analizzati i flussi di cassa. Bene, allora io ringrazio Gianfranco De Quinguente. Se c'è qualche candidato che vuole parlare, se no io vi ringrazio a tutti. Vi ricordo che lunedì tocchiamo proprio qui al Circolo della Stampa un altro argomento che è fondamentale nella questione politica, e cioè la ferriera. Ecco, avremo qui il candidato presidente Fedriga. Poi la mattina dopo, il 17 alle ore 11, avremo qui il candidato del Movimento 5 Stelle Morgera, e poi il 19 invece ci sarà l'incontro con Bolzonello, che però se ne occuperà le gambiette. Tutti questi tre incontri sono sulla ferriera, i primi due appunto al Circolo della Stampa lunedì alle 18 e martedì alle 11 del mattino. Grazie e arrivederci a tutti. Parco del Mare sì o Parco del Mare no? Parco del Mare assolutamente no, perché quando parliamo di turismo penso piuttosto al verde, alla natura, ai boschi, alle passeggiate, alle biciclette. In ogni caso amo tantissimo gli animali, sono vegana, diciamo vegetariana spinta, quindi sono assolutamente contraria a questo tipo di strutture, che sia un acquario o che sia uno zoo, assolutamente contraria. E la mala sosta? La mala sosta? Chiamiamo i vigili!